sono 12 anni che sto su questo posto e come tutti gli anni il Natale qua non arriva proprio. Una strada sempre senza illuminari, non ci permettono di mettere luci e tantomeno il comune, anche loro provvedono a mettere gli illuminari per il Natale. I commercianti di Piazza Gramsci e via Gasparri a Caserta sono letteralmente sul piede di guerra e annunciano un Natale sottotono, troppo abbandonati in un angolo della città diventato terra di nessuno, fra l'altro attaccato alla Reggia, il monumento fra i più belli del mondo. Questo fra i limiti imposti dai beni culturali e quelli di un comune che, secondo loro, latita letteralmente. Niente luci in questa zona, nemmeno a proprie spese, perché vincolata dai beni culturali. Un angolo della città sempre più abbandonato, dicevamo, dove ormai si mette in discussione anche la sicurezza, oltre a mancato incasso giornaliero, perché i clienti sono sempre più concentrati al centro della città e solo all'interno di Palazzo Reale. Uno di loro, una donna titolare del bar in questa zona, è stata addirittura aggredita con il coltello da un malvivente all'ora della chiusura. Ma che succede esattamente? Sono loro stessi, i commercianti, a spiegarcelo. Sì, allora niente, io ho un'attività qua a Piazza Gramsci, la gelateria Green Garden. Niente, come sono 12 anni che sto su questo posto e come tutti gli anni il Natale qua non arriva proprio. Una strada sempre senza illuminari, non ci permettono di mettere luci e tantomeno il comune, anche loro provvedono a mettere gli illuminari per il Natale. Perché non vi fanno mettere le luci? Perché dicono che appartiene alla, sono, ci sono i beni culturali, che abbiamo la Reggia qua vicino. Poi i mercatini natalizi non li fanno proprio. Prima si lamentavano che era una zona dove c'era il passaggio delle auto. Oggi è diventata una zona a ZTL e nemmeno quest'anno abbiamo visto un mercatino, che abbiamo una piazza, abbiamo un corso parallelo che affaccia al centro storico e il lavoro zero, siamo in una crisi totale, tutti i locali nelle vicinanze, il lato via Gasparri, Piazza Gramsci, Corso Duel. E com'è possibile? Lei è proprio attaccata alla Reggia, con il turismo non le porta un po' di clienti? Nulla, allora io vi posso confermare che sto proprio vicino alla Reggia, che vedo delle guide, cioè arrivano i pullman che sono diretti alla Reggia, che sono guide organizzate, arrivano da Napoli, sono dei tour già organizzati dove vanno a mangiare, fanno solo la visita e rientrano al pranzo su Napoli, Pompei, Salerno. Caserta nulla, io sto qua vicino, non prendo un turista, qualcuno che riesco a prendere, qualcuno che viene privato con la macchina, che c'è il parcheggio a Poglio, ma sono poche persone, quindi siamo proprio senza lavoro e sono anni che stiamo andando avanti così. Quando io sento, vedo sui giornali, leggo che la città sta diventando turistica, e a me non risulta, perché ve lo posso confermare, sono la prima che sono attaccata alla Reggia come locale e turisti non ci stanno, quindi il lavoro è poco e non riusciamo nemmeno a mantenere le spese, nonostante paghiamo le tasse come le pagano tutte le altre attività al centro storico. E per quanto riguarda il ritorno sul Natale, che non organizzano mai nulla, la gente qua una passeggiata non la viene a fare perché non c'è area natalizia, è tutto concentrato da Piazza Vanvitelli, via Mazzini, Corso, e io penso che qualcosa dovrebbero fare. Ecco, con noi c'è un'altra signora che gestisce un altro esercizio commerciale a pochi passi. Ecco, secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Voi che cosa chiedete? Allora, noi prima di tutto chiediamo l'abolizione della ZTL di via Gasparri, in quanto non è giusto che d'inverno già non si lavora, alle 8:30 macchine non passano il venerdì, il sabato e la domenica, quando noi potremmo lavorare in fine settimana, e non c'è più nessuno. Quindi cercare questa ZTL va bene, ma nei periodi estivi, nei periodi in cui c'è turismo. Adesso non serve a niente. Signora, si parla anche di problemi di sicurezza in questa strada. Certamente, la prima cosa è sicurezza, perché una certa ora vigili, carabinieri, non c'è nessuno in questa zona. Quindi succedono cose, si ammazzano di palate, ecco, giusto il termine esatto. Per capirci meglio. Sì, per capirci meglio. Ecco, io volevo chiedere alla signora, lei mi sembra che sia stata vittima di un'aggressione poco tempo fa, che cosa è successo?
Allora, niente, io stavo chiudendo il bar e proprio quando hanno il periodo che hanno messo la zona a ZTL e sono stata aggredita da due extracomunitari con un coltello, di cui ho fatto denuncia e so che al momento sono stati arrestati. Gli altri suoi colleghi commercianti hanno espresso, insomma, delle grosse difficoltà per quanto sta avvenendo qui a Caserta, in questa zona particolarmente. Ecco, qual è secondo lei la soluzione? Cosa bisognerebbe fare? Innanzitutto ci vorrebbe un po' di sinergia tra il comune e la sovrintendenza. Noi diciamo che negli ultimi anni abbiamo avuto un direttore nuovo che i numeri gli danno ragione, ha incrementato intorno alle 200 unità in più rispetto agli anni precedenti, però purtroppo il turismo in città non ci arriva, il comune non fa nulla per incrementare un po' sto turismo e per far riprendere la città. Infatti lei se vede, se scende sul corso, 70% dei negozi sono chiusi, le serrande sono tutte chiuse. Tant'è vero che quest'anno tra i vari eventi che ha organizzato l'amministrazione, l'unica piazza esclusa dalla città è proprio Piazza Gramsci, quella lì prettamente vicino Palazzo Reale. Noi purtroppo ne paghiamo le conseguenze perché d'estate c'è turismo, ma comunque non si buttano in città. D'inverno è morta e noi secondo me a breve non lo so che fine faremo perché le difficoltà sono tante a restare aperte e che poi comunque le tasse le paghiamo, paghiamo sia quelle comunali che quelle statali e andiamo sempre di più in difficoltà anno per anno. Un appello al sindaco in due parole. Che faccia qualcosa per la città, nei fatti però, no? Non nelle parole.